L'educazione stradale incomincia già dalle più fasce di età più tenere. L'iniziativa che l'ACI mette in piedi per il 3 o 4 ottobre in che cosa consiste? Allora, innanzitutto noi abbiamo sempre lavorato sui ragazzini, sui bambini, su quelle anime innocenti che ci danno tanta felicità. Lavoriamo su di loro perché noi pensiamo che questa è l'età in cui il futuro uomo crea proprio carattere. Quindi se oggi riusciamo a inculcare loro qual è il bene e il male, qual è il giusto e il sbagliato, siamo convinti che queste notizie se le porteranno avanti per tutta la vita, e questo può servire anche per l'educazione stradale. Noi faremo il 3 e il 4 prossimo 21 in Piazza Immacolata circa 300 bambini di questa età, dai 6 ai 9 anni, che faranno un piccolo corso teorico di sicurezza stradale e poi si divertiranno provando le regole che hanno insegnato su dei piccoli kart, chiaramente tutto alla massima sicurezza, con un personale già preparato e esperto. Questa è una cosa che noi facciamo da 10 anni in tutta Italia. Infatti già abbiamo parlato con circa 20.000 bambini in tutta Italia e continueremo a farlo finché ci renderemo conto che forse riusciamo a battere quello che è il problema più grosso, che sono i morti sulla strada. Quali sono gli altri partner che prenderanno parte all'iniziativa? Tutto il mondo ha, cioè abbiamo Dacia Sport, Dacia Italia, Salerno Corse e poi gli amici qui di Taranto che esporranno le auto, tipo la Maco che ci sarà per verificare l'udito di chi gratuitamente, di chi vorrà sottoporsi all'esame, e altre piccole iniziative sul posto. Il tutto anche con il coinvolgimento della Polizia Municipale. Assolutamente sì, Polizia Municipale, Polizia Stradale, Carabinieri, Finanza, Sua Eccellenza, avremo il piacere di avere Sua Eccellenza martedì alle 10.30 in Piazza Maria Immacolata assieme a Don Gino, che daranno l'avvio a questa iniziativa. L'educazione stradale incomincia ad essere insegnata alle nuove generazioni. Questa iniziativa, con il coinvolgimento anche del Comune dell'ACI, mira a questo tipo di obiettivo? Sì, e si insedia anche all'interno delle altre iniziative che stiamo portando avanti, ultima quella della mobilità sostenibile, tutto un percorso che insieme agli altri stakeholder stiamo continuando a proseguire, un po' per diciamo, migliorare anche la viabilità all'interno, con l'infrastrutturazione di nuove come la BRT o comunque nuovi percorsi che mirano a disincentivare l'auto, ed allo stesso tempo comunque a partire già dalle fasce più piccole. Quindi ringraziamo anche gli istituti scolastici che hanno aderito, quindi a insegnare l'educazione stradale. È un percorso che avevamo già avviato anche come amministrazione grazie alla polizia locale qualche tempo fa, avviando proprio un percorso che ha visto tutti gli istituti di scuola primaria e che ha visto anche degli esempi pratici fatti presso il comando di polizia locale. Con questa circostanza invece andremo proprio in Piazza Maria Immacolata con un respiro molto più ampio, e quindi andranno a coinvolgere quanti più bambini possibili per insegnare sin dalla fascia d'età più basse ad educare alla sicurezza stradale, che è uno delle principali cause anche di morte oggi in Italia.